Nuovi ospiti e nuove puntate per la nostra storia. Il programma di Antenna 3 che ripropone volti, luoghi e vicende della Marca e del Veneto. Grazie ad un notevole lavoro di conversione digitale tornano in onda le immagini girate oltre 40 anni fa. Spezzoni, ma anche servizi montati con vicende di ieri che continuano ad essere attualissime. È stata firmata oggi una convenzione preliminare tra il Comune di Paese e il Consorzio Smaltimento Terre di Fonderia di Vicenza per la realizzazione, la gestione e l'esercizio di una discarica di rifiuti classificata di seconda categoria tipo B in località Padernello. Il terreno già destinato a cava appartiene al Comune, che ha in mano un'autorizzazione regionale la quale permette di adibire la zona a discarica per rifiuti speciali e non tossici. In pratica però la tiretta, questo il nome, sarà destinata a monouso per lo stoccaggio di terre di fonderia. Fatti che si ripetono nel tempo e obiettivi ancora in discussione da decenni, come la tangenziale est di Treviso. Alcune soluzioni di viabilità previste, per esempio la continuazione della tangenziale est di Treviso, che dovrebbe andare a finire nel nodo della superstrada Lancenigo, o che dovrebbe confluire sulla Ponte Banna a sud di Carità, siano decisamente folli. O ancora progetti che non sono mai realizzati. Sulle roventi polemiche sollevate in merito al progetto del nuovo stadio a Treviso, il sindaco Vittorino Pavan rovescia oggi catini d'acqua, tentando così di raffreddare gli spiriti. Fatti di ieri che commenteremo con i protagonisti di allora, ma anche di oggi, non solo per ricordare, ma soprattutto riflettere sul presente, di decisioni prese in passato per farne tesoro per il futuro. Ad inaugurare la nuova serie il sindaco di Treviso Mario Conte, occhi giovani sulla Treviso di ieri, e a seguire Paolo Girardi, che racconterà come 40 anni fa fosse impossibile anche solo pensare che un leader di destra diventasse presidente del Consiglio. Ma erano altri tempi.